Bentornato. Oggi è il primo giorno del mese, martedì 1 marzo 2022. Spero che tutto sia fantastico e fortunato. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, in questo periodo siete aperti e vogliosi di fare nuove conoscenze, e se siete single non vedete l'ora di ritrovare l'amore e lanciarvi in una nuova relazione. Venere presto sarà nel segno e porterà con sé grandi novità. Sul lavoro siete reduci da un periodo molto complesso, ma pian piano potete far partire nuovi progetti. Oggi hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l'altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo. Potresti incontrare gente nuova, che darà, almeno per oggi, un senso nuovo e inaspettato alla vostra vita. Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio. Vi sveglierete con una grande energia in corpo oggi, nonostante il duro periodo che state attraversando. Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere irrimediabilmente legati l'una o l'altra. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Toro. Cari Toro, nel mese di marzo avrete Venere favorevole, e questa è sempre una bella notizia. In questa fase non vi accontentate di una relazione passeggera, ma volete un amore stabile. Cautela sul lavoro, evitate di prendere decisioni affrettate. Prudenza con le persone del segno dell'Acquario e Leone. Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un'occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale. A volte fate progetti troppo surreali, in cui non considerate voi stessi e i vostri limiti. Cercate di essere molto precisi in questa giornata, in qualsiasi attività. Ci sono dei lavoretti che avete in precedenza sottovalutato e che ora, reclamano vendetta. Qualcuno si risentirà di un vostro atteggiamento premuroso, considerandovi troppo invadenti. Evitiamo in amore atteggiamenti suscettibili, fanno guai. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, dovete porvi delle domande, da che parte sta il vostro cuore? Cosa volete veramente? Fermatevi un attimo e ragionate cercando di capire da che parte state andando, specie a livello sentimentale. Se vivete due storie contemporaneamente, è il caso di chiuderne una delle due. Su lavoro favorite i nuovi investimenti, osate ma con oculatezza. Giove e Saturno sono favorevoli. Le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall'ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere. Se avete qualche questione importante da chiarire con il vostro compagno, compagna, oggi non è la giornata giusta, non fareste altro che discutere tutto il giorno senza arrivare a nessuna conclusione. Sottovalutate spesso i sentimenti, specie quelli degli altri e pretendete anche di essere capiti. Non vi siete abbastanza dedicati a voi stessi in queste passate giornate? Da oggi si tornerà ai vecchi ritmi, in cui si pretende da voi molta più concentrazione e disponibilità per il lavoro. Le persone che lavorano a stretto contatto con voi in questa giornata potrebbero fraintendere alcune vostre parole e potrebbero offendersi senza motivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 5, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, nel corso della giornata di oggi forse è il caso di mettere da parte una relazione che è diventata tossica. Se infatti continuate solo a litigare con il partner, meglio voltare pagina, che senso ha stare insieme? Sul lavoro è un periodo interessante per i nuovi progetti, in questo mese di marzo alle porte possono arrivare belle notizie.
Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all'altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c'è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Ottime novità e incontri stimolanti in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Ottime novità anche in amore, soprattutto per i single. Vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto nel lavoro e con gli amici. Ruoli professionali vissuti sempre meglio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Leone. Cari Leone, in arrivo una bella svolta. Il mese di febbraio per il vostro segno è stato davvero complicato, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per fortuna marzo sarà decisamente più propizio e ritroverete la giusta energia. Venere sarà favorevole e vi aiuterà in amore. Sul lavoro accusate un po' di stanchezza, perché avete dovuto faticare parecchio per ottenere qualcosa. Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari. Oggi hai l'intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine. Nella giornata di oggi vi dovrete mantenere con le spese perché si preannunciano tempi in cui dovrete pensare molto al risparmio e dovete iniziare da adesso, altrimenti farete difficoltà a mantenere tutti gli impegni presi ultimamente. Una discussione potrebbe fare scoppiare in voi una reazione incontrollabile. Solo in amore dovrete evitare di suscitare la gelosia del partner. Per quanto riguarda l'amore, potreste avere qualche piccola incomprensione, sempre dovuta alla vostra eccessiva irruenza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, in questo periodo non avete molto tempo per l'amore. Il vostro lavoro infatti vi ruba molte energie, ma dovete riuscire a ritagliarvi un po' di spazio per voi stessi. Se volete portare avanti un progetto nuovo e impegnativo, potrete farlo con entusiasmo, ma ci sarà da sudare parecchio. Preparatevi. In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po' difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali. In amore dovrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. È il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. La vostra onestà in questa giornata potrebbe solo aiutarvi nel lavoro, quindi prediligete sempre le vie più consone e rifiutate ogni compromesso strano. Vi sentirete piuttosto distratte e inconcludenti sul lavoro, e non mancheranno tensioni in campo affettivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 8, benessere, 9. Bilancia. Cari Bilancia, sta per iniziare un nuovo mese che vi vedrà assoluti protagonisti sul piano sentimentale. D'altronde Marte è nel segno, per cui approfittatene. Sul lavoro date il massimo ma senza scoraggiarvi, gli intoppi o i contrattempi possono sempre capitare. Se invece vi rendete conto che le cose non vanno come vorreste, fermatevi un attimo e riflettete sul da farsi. Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c'è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni. Cominciate con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti. Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere d'aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso. Vi sentirete molto appoggiati in questa giornata, poiché le persone che vi sono intorno concordano con i vostri pensieri e con le vostre idee.
La sfera amorosa vi regalerà però momenti indimenticabili e una grande serenità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, durante la giornata e in generale in questo nuovo mese che sta per iniziare le relazioni potranno prendere nuova vita e rinvigorirsi. Venere infatti è favorevole. Sul lavoro potrete finalmente risolvere problemi di lungo corso, non mancheranno le opportunità, e così potrete scrollarvi di dosso un po' di quella paura accumulata a febbraio. La tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo. Per oggi resta concentrato sul lavoro, e stasera tornerai a casa con una piacevolissima sensazione di compiuto. Siete sempre fortunati quando siete in difficoltà, poiché arriva sempre qualcuno in soccorso. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Nella sfera professionale vi muoverete molto bene. In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario, durante la giornata di oggi sarete un po' sottotono in amore. Se avete iniziato una nuova relazione, potreste non sentirvi pienamente soddisfatti del partner, o addirittura già annoiati. In questo caso sarebbe meglio voltare pagina, senza troppi rimpianti. Sul lavoro siate positivi e portate avanti le vostre idee con entusiasmo. Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po' di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l'impressione che gli stai voltando le spalle. Qualche momento di tensione in amore. In arrivo piccole nubi in amore. Ci saranno momenti di frustrazione, per non essere riusciti a terminare ciò che si doveva, alternati a momenti di rabbia ed ansia, dovuti al continuo pensare alle conseguenze. Una cosa saggia da fare, invece di avventarsi in affari che non vi competono, è quella di razionalizzare il vostro lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 8. Capricorno. Cari Capricorno, questo mese di marzo che è alle porte sarà davvero favorevole per l'amore. Venere nel segno infatti è sinonimo di grandi opportunità, sia per i single che per le coppie storiche. Ottime novità anche sul lavoro, potreste ricevere un nuovo incarico o firmare un importante contratto. Dopo un periodo complesso, potete riscattarvi. Stai per fare qualcosa di cui ti potresti pentire in un secondo momento, sarebbe meglio prenderlo un po' più in considerazione. Fortunatamente, c'è abbastanza margine per non dover affrontare la situazione in termini di tutto o niente. Essere un tantino più accorto dovrebbe bastare per riuscire ad arrivare fino in fondo. Non hai bisogno di tuffarti di testa. In amore siate più decise, anche se non avete chiaro cosa volete fare, le cose si chiariranno durante la giornata. Situazione dolcissima in amore. Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. Sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, non dovete rovinare un rapporto che dura da tempo, anche nelle amicizie. In amore molti di voi in questo periodo potrebbero essersi accontentati di una storia legata solo alla trasgressione, ma adesso volete qualcosa di più. Bene il lavoro in questo mese di marzo, è il momento di fare scelte in vista del futuro. Una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette,
anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo. Uscite a fare spese, ve lo meritate, in fondo, dopo giornate passate a stringere la cinghia. Oggi potete anche fare uno strappo alla regola e cercare di soddisfare il vostro ego e la vostra vanità, a cui avete dovuto rinunciare per lasciare spazio all'altruismo. L'erba del vicino non è sempre più verde della vostra e oggi ne avrete la conferma. Novità intriganti in amore. Il partner di turno non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni, anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 4, finanze, 8, benessere, 4. Pesci. Cari pesci, se c'è qualcuno che vi piace, è il momento di farvi avanti e dichiararvi, d'altronde non avete nulla da perdere. Come si dice, tentar non nuoce. Sul lavoro siete forti e convinti delle vostre qualità, evitate però discussioni, anche piccole, con colleghi e superiori se non volete guastare rapporti importanti e mettervi in difficoltà. In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra-terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Uscite di casa con il sorriso, vedrete quanto può essere contagioso. Brillerete di luce vostra in amore. Il momento odierno potrebbe essere importante nella vostra realtà professionale. Farete colpo sotto molti aspetti, non solo lavorativi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.